Amici di TG Events, questa settimana la Nazionale Calcio TV arriva a Belluno, città di uno dei calciatori protagonisti, il cantautore Federico Stragà, che la sera prima ha avuto modo di presentare il suo nuovo singolo. Nazionale Calcio TV, tutti allo stadio, ma prima vi portiamo a teatro con Federico Stragà, cioè la sera prima. L'amore è una strada, sollevate da voi. In occasione della manifestazione sportiva che ha visto protagonista la città di Belluno, io e il funambolico Andrea Bove abbiamo avuto il piacere la sera prima di presentarlo in teatro davanti a un pubblico delle grandi occasioni. Lui in teatro qua a Belluno dopo 10 anni è tornato e ha presentato il suo nuovo singolo, signori, Federico Stragà! Sono tornato a casa, sotto le mie montagne, alle origini. Nazionale Calcio TV scende in campo ancora una volta sotto il segno della solidarietà. A questo punto diamo la linea al campo e poi il parziale tra il primo e il secondo tempo spetta a lui, mister Fagioli. Vai. Sicuramente a tutti i volontari che hanno partecipato per la riuscita di questa manifestazione. Lavoriamo tutti per la stessa finalità che è la solidarietà. Torno a Belluno perché su questa pista ho fatto il mio personale. No, di solito, scusa, ho capito, ma è una deformazione professionale, perdo tutti i superpoteri senza il microfono. Tuo premio Galup. Ma sì, sono contento anche perché io sono originario di queste parti, per cui mi fa particolarmente piacere. Ma direi che non è andata male. Mi faccio quel dire perché è venuto male. Direi. Okay, direi assolutamente una grande sorpresa dopo tanto tempo che non giocava il nostro portiere Nonis. Sicuramente grande, tre parate bellissime. E credo che anche lei abbia fatto la sua sporca figura oggi. Oh. Giocare in attacco, forse, però hanno detto che se non passi la palla subito torni in difesa. Federico, vieni qua, chiudiamo insieme perché poi Federico Stragà, oggi capitano bellunese, ci ha voluto, insomma, ci ha ospitato. Beh, certo, è stata una bella manifestazione. Complimenti a lui, complimenti ai bellunesi e soprattutto grande partita. Ha rischiato anche di segnare nel primo tempo. Insomma, la fascia capitano gli ha portato bene. Signori, la chiusa aspetta Federico Stragà, microfono è tuo, vai, chiudi il servizio. Io ringrazio tutti i bellunesi presenti, miei amici della Nazionale Calcio TV che sono venuti nella mia città, sono molto orgoglioso di averli accolti qui tra le nostre montagne. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!
camminare sopra il filo fino al sole, a ricamare magari un fiore, a ritagliare con le forbici le aiuole. I libri presentati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume. Alza il volume. Apriamo insieme questo volume. Eccolo qui. Si chiama La nave di Teseo. È un libro davvero particolare. E per dimostrarvelo non mi rimane altro che aprirlo. Guardate che razza di libro vi presento oggi. È la storia di una giovane bibliotecaria che trova un libro fuori posto. Ebbene, lei prende questo libro, ne è incuriosita e legge le note a margine di questo libro. E poi piano piano si interessa, si incuriosisce. E allora cosa fa? A sua volta lascia delle piccole note a commento delle altre note di questo sconosciuto, di questa sconosciuta. Ebbene, mano a mano che la storia va avanti, questi due personaggi in qualche modo entrano in una sorta di grande mistero, di grande mondo sconosciuto. Un libro curioso, come vi dicevo, e che vi consiglio perché è un divertimento, oltre che per il cuore, anche per la mente e anche per gli occhi, perché come vi dicevo, come abbiamo visto prima, è un libro così strano, illustrato, pieno di cartine, cartoline, giochi, note, che veramente è un piacere leggerlo. Sarà una scoperta davvero piacevole, come lo è stato per me. Alla prossima, mi raccomando, continuate come fate a mandarci le vostre segnalazioni. Alza il volume. E torniamo a parlare di sport con una corsa molto particolare, unica nel suo genere, la mezza maratona della Baia del Sole. Terza edizione della mezza della Baia del Sole qui tra Alassio e Leguiglia, un half marathon, circa 21 km e qualcosina. Io sono già pronto, questa è la maglietta ufficiale, anzi sapete cosa vi dico? Ciao, ci vediamo all'arrivo! Ma la mezza della Baia del Sole non è solo la corsa. Siamo qui in piazza Partigiani d'Alassio perché c'è un meraviglioso villaggio con tanti stand molto molto interessanti. Una presenza significativa, molto importante qui alla mezza della Baia del Sole, perché abbiamo il piacere di ospitare le Pink della Fondazione Il Veronese. Ciao ragazze, come va? Ciao, ciao. Allora, bene. Allora raccontami un po' questo progetto. Siamo qui perché è un progetto nato intorno a febbraio-marzo dello scorso anno e che voleva portare delle donne che avevano subito un intervento di tumore al seno e alcune anche ancora in terapia ad allenarsi e a raggiungere poi l'obiettivo di andare alla maratona di New York. Qui siamo ad Alassio ancora per rappresentare questo progetto che si chiama Pink is Good ed è molto importante perché cosa vuole dire? Vuole dire che nonostante la malattia si deve andare avanti, guardare in alto, metterci la testa e il cuore, può aiutare a superare le difficoltà e noi ne siamo le testimonial.
Bellino, presidente ASD Baia del Sole a Lascio Veglia, una mezza maratona incredibile, terza edizione, è andato tutto bene? Sì, è andato tutto molto bene, siamo tutti contenti, soddisfatti, il numero di partecipanti ogni anno cresce sempre di più, l'affluenza del pubblico è sempre maggiore, si può vedere, e tutto bene. Con i vincitori al maschile e al femminile di questa mezza della Baia del Sole, terza edizione, Ezio Tallone, una sorpresa come annunciato prima, e invece una certezza, Ornella Ferrara, già vincitrice della Lassio Testico. Allora Ornella, iniziamo dalle donne, com'è andata? Ma bene, perché qui ad Alassio e alla Iguelia veramente il pubblico era eccezionale. E non sono abituata a correre in serata, io corro alla mattina solitamente, però in questo scenario è stato bellissimo. Invece Ezio Tallone non era annunciato come uno dei favoriti, però a sorpresa, insomma, hai vinto questa mezza della Baia. Sì, è andata proprio bene, anch'io non me l'aspettavo, e è andata proprio bene. Il tempo te lo ricordo? 1:13:28. 1:13:28, insomma, dai, ci siamo quasi, eh. Bene, in bocca al lupo per le prossime gare, grazie. E adesso, gentili donzelle, fatevi belle con il make-up di Roberta. Come realizzare una perfetta bordatura di eyeliner utilizzando l'ombretto? Per realizzare questo tutorial utilizzeremo un ombretto acqua color numero 4, un pennello diagonale numero 7, un ombretto tortora numero 4 e un pennello sfumatura numero 13. Tracciate una linea infraccigliare, poi guardate in alto e tracciate la codina esternamente uscendo fuori dalla linea naturale e unite la stessa con la linea infraccigliare fatta precedentemente. L'effetto sarà simile a uno stile anni 50. Per completare il trucco prendete l'ombretto tortora numero 4 e il pennello sfumatura numero 13. Andate ad applicarlo ad occhi aperti nella piega palpebrale. Completate con i punti luce sotto l'arcata sopraccigliare e l'angolo interno dell'occhio. TG Events Television, la TV che ti fa crescere. Alla prossima puntata!